Siamo a Cristo Re, nel punto più panoramico della città di Messina. Sul forte di Madre Grifone è stato costruito un mausoleo che è la copia della chiesa di Superga, dove sono seppelliti i re d'Italia. Questo è in cemento armato, quello è stato costruito da Filippo Juvara, l'architetto messinese, che ha edificato gli edifici del re di Spagna e anche dei re piemontesi. Porto di Messina è il più grande porto naturale del Mediterraneo, 2 km per 2 km. In questo momento sta uscendo un traghetto delle Ferrovie dello Stato e c'è anche una nave da crociera ferma nell'angolo. Proprio stamattina il giornale locale ha dato notizia che dal prossimo anno le navi da crociera si sposteranno anche a Catania, dove è stato inaugurato oggi il nuovo scalo dei traghetti, delle navi da crociera, che darà più disponibilità del molo e del porto di Catania per tutti i diversi usi che si può fare per l'accoglienza turistica e anche commerciale. In questo momento la nave sta uscendo dal porto. Questa nave è stata costruita a Palermo, è una delle ultime navi della flotta delle ferrovie che è in dismissione perché i traghetti non passano, non traghettano più i treni. Ecco, davanti a noi c'è lo stretto, oggi c'è un po' di foschia, non si vede bene. Qua sotto di noi è il nuovo Palazzo della Cultura. Questa è la torre in cui è stato fatto prigioniero, era usata come carcere, come anche la torre dove c'è la Madonnina, il castello rotondo dove c'è la Madonnina del porto è stato usato come carcere, i messinesi hanno tenuto in carcere un papa.